Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Mi viene da dire che fa super caldo sotto queste box, quindi sarò molto concisa. In questo video ho utilizzato tutti i prodotti di e.l.f. per eseguire questa full face. Io spero che vi piaccia, ci sono molti prodotti ottimi per il loro rapporto prezzo e qualità. E niente, vi ricordo che ora in Italia lo potete acquistare tramite Douglas, oppure tramite il loro sito che finalmente spedisce anche qua da noi. Ah, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un pollicino in su se il video vi è piaciuto. Direi di iniziare subitissimo. Prima volevo fare una piccola premessa. Allora, io Elf ovviamente già la conoscevo perché quando iniziai a truccarmi era disponibile il sito italiano e quindi era un prodotto economico che si poteva reperire con molta facilità tramite internet e quindi avevo già testato e provato qualcosa del brand. Ovviamente negli anni è cambiato il mio modo di truccarmi, sono cambiate le mie esigenze, è cambiata la mia tipologia della pelle, un po' per scadenza e un po' per queste problematiche. Recentemente, sì, ho buttato via diversi prodotti. Ora, ovviamente, essendo disponibile un sito europeo che spedisce in Italia e essendo rivenduta tramite Douglas, ho deciso di acquistare diverse cosine dal sito europeo e di provare a fare una full face con soli e unicamente prodotti e.l.f. L'unica cosa forse che non ho acquistato sono i prodotti per le sopracciglia. Come potete vedere, ho lasciato tutto nella scatola, ovviamente ho sballato dal Pluriball. Direi di andare ad idratare le labbra con questo prodotto qua, che è uscito molto recentemente, questa versione qua trasparente che dovrebbe essere alla menta, se non erro. Proprio al contatto con il calore corporeo si trasforma in olio. E nell'info box sotto vi lascio tutti i link diretti, sia per i prodottini che potete acquistare tramite Douglas che per i prodottini che invece per il momento trovate soltanto nel sito europeo. Per eseguire il make-up degli occhi ho acquistato questa palettina qua, questo quad, toni del rosa, molto semplice. Allora, il prodottino labbra di prima, questo qua, l'ho pagato 5 euro, mentre questa palette qua 3,33 euro. Sempre per gli occhi, molto indecisa quale colore acquistare e quindi li ho acquistati entrambi. Sono dei liquid glitter eyeshadow, sì, entrambi 5 euro, eccoli qua. Infine per gli occhi sempre un mascara, Volume Plumping Mascara, packaging semplicissimo, nero con la scritta e la tipologia del mascara dall'altro lato. Questo invece è pagato 4,17 euro, quindi come potete capire è una marca super economica. Vado ad applicare il colore più chiaro, opaco, e lo vado ad applicare nella piega dell'occhio. Dal pennello sembra pigmentato, ora andiamo a vedere un messaggio da Sephora. Da oggi nel 30% di sconto sul tuo shopping. Come pigmentazione direi che ci siamo. Con il 330 di Morphe, M330. 30. Vado a sfumare leggermente i bordi. Quello che ho utilizzato prima nella piega dell'occhio è quello della MAC, il 217, questo qua, nell'angolo esterno con il pennello di sempre di Morphe per Jaclyn Hill. Il mio amatissimo JH40. Allora, si sovrappone molto facilmente all'altro colore che abbiamo applicato sotto. Non lo porta via, non lo trascina via, ma si uniscono molto, molto bene. Sembra che non diventi pigmentato, che rimanga sempre a quella colorazione lì. Rimane un look non particolarmente intenso. Preferirei un angolo esterno un pochino più intenso. Nel mentre ho eseguito il make-up nell'altro occhio e le sopracciglia. Se vedete qua un puntino rosso, o comunque che non è parte della sopracciglia, è un micro brufolo, perché ovviamente i brufoli vanno anche nelle sopracciglia. E questo qua rosato, io utilizzerei questo. Ok, lo vado ad utilizzare direttamente con l'applicatore.
allucinanti. Ne vado a tamponare ancora un po'. Vado a riprendere un secondo la sfumatura qua nel fondo, ovviamente. Ok, ho deciso di eseguire anche una riga di eyeliner. Spero che siano venuti uguali. A me sembrano più o meno. Ora andiamo ad applicare il mascara. Sono super curiosa, veramente tanto super curiosa. Lo apriamo. Che super scovolino. Allora, sicuramente non è liquido, non è di quelli che devono, per performare al meglio, devono stare aperti. Io ho delle ciglia già lunghe. L'eyeshadow prima liquido glitterato. Una volta che si asciuga, qualche glitterino cade, fa del leggero fallout. Non vedevo l'ora di provarlo. Questo è il Poreless Putty Primer. Spero si pronunci così. Ed è praticamente quasi considerato, non so bene, il dupe del primer di Tatcha. Ne vado a prendere un pochino. Ovviamente le mani me le sono lavate prima, neanche a dirlo. E andiamo a eliminare i pori. Come potete vedere, con il sole mi escono tantissime lentiggini e questo primer mi sta tipo sbiancando. Poi sono praticamente scomparsi. Direi di andare subito con il fondotinta. Allora, ho acquistato questo fondotinta qua, che è Flawless Satin Foundation. Se sotto sentite tipo un elicottero, è la centrifuga della lavatrice. Mi sono abbronzata così tanto. Il match con il collo c'è. Con una prima passata così, con la mia solita spugnetta amata della Beauty Blend, della Morphe, non si sono coperti. No, ma intendo proprio il rosso non si è coperto. Finisco un secondo la fronte e poi in caso facciamo un attimo un'altra passata. Cosa riusciamo a coprire? Allora, magari voi lì dalla telecamera non li vedete benissimo i miei brufolozzi, però vi assicuro che il rossore con la prima passata non si era coperto. Per il resto devo dire che mi piace molto. È coprente, però non è pesante. Di media coprenza, direi. Non assolutamente full coverage, ma come sono abituata io. Correttore. Di correttore, siccome ero indecisa nella colorazione, che non sapevo assolutamente, ne ho presi due. Forse li vedete molto simili. Però questo è light beige e questo è light sand. Allora, no, la colorazione forse ci siamo. È leggero, molto leggero, quindi penso non mi vada a finire sotto nelle pieghette, come capita purtroppo con i correttori un pochino più pesanti. E questo direi che mi piace, questa cosa è veramente pro. La Halo Glow Setting Powder, questa qua, nella colorazione translucent, no, light, scusatemi, nella colorazione light. Abbiamo un tappino che si gira e così i buchini dove esce il prodotto sono coperti, mentre così sono scoperti e quindi la cipria esce. Vado ad applicare un pochino di cipria con la spugnetta bagnata per fissare bene sotto, faccio un soft baking che però non lascio in posa. È a base di talco perché si sente l'odore. È molto 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 leggera. La colorazione light, sinceramente, perché non pensavo che di prendere tutto questo sole in un fine settimana. Direi che come cipria mi piace. È super leggera, impalpabile. Sicuramente però non è, come dice qui, glow. Io non la vedo luminosa. Ok, come potete vedere, alla fine ho deciso di applicare le ciglia finte. Se vedete che si staccano all'inizio, purtroppo non mi si attaccano. E che ho l'occhio che mi continua a lacrimare e quindi mi si staccano. Comunque, a titolo informativo, sono le TL2 di Tatcha Lashes. Come potete vedere, ho terminato anche la parte sotto degli occhi. Ho applicato del mascara, ora andiamo a fare contour e bronzing. Ho acquistato questa contour palette, questa qua, la più chiara, io spero che non si vedano le ditate. Quindi facciamo un contour ovviamente al naso. Ammazza quanto è pigmentato, è super pigmentato, contate che ho fatto pum pum.
è super iper pigmentato. Io non volevo rovinare la base, però ne basta veramente poco. Un pennello un pochino più grande del solito. Non voglio che crei delle macchie. Cioè, non è proprio caldo, ma non è neanche freddo. Quindi ho preferito così applicarlo con un pennellone abbastanza ampio. Blush non opaco, quindi un pochino shimmerino. Colori che piacciono a me, solo che dal vivo è molto acceso. Io forse in videocamera non rende, però dal vivo è veramente acceso. Carico un pochino l'eccesso nella mano, sulla mano. Vado leggermente a colorare le mie gote. Direi perfetto. Mancano gli ultimi due step fondamentali, direi, che sono illuminante e rossetto. Ho acquistato questo illuminante qua nella colorazione Moonlight Pearls. Sì, ci siamo. Portiamo fino a qua davanti, in modo tale che quando siamo frontali l'illuminante si vede. Ha dei riflessi dorati che con la carnagione comunque abbronzata ci sta. Per finire ho acquistato, ve li faccio vedere, ben 3 prodotti labbra. Il balm di prima si è completamente assorbito ed io ho acquistato 2 gloss, perché voi sapete che sono in fissa con i gloss, ed un rossetto opaco, un po' per provare tutto. Poi vediamo. Dagli swatch sul sito non avevo capito fosse così estremamente chiaro. È molto confortevole nello stenderlo. Ok, perfetto. Il look è terminato. Ora vi continuo a dire il prezzo dei prodotti che abbiamo utilizzato per la base. Allora, il primer che ho applicato viene 7,50 euro. Poi abbiamo il fondotinta, invece viene 7,50 euro. Poi abbiamo i 2 correttori, che non vedo, perfetto, 5 euro l'uno. La cipria, eccola qua, questa qua glow, che di glow ha veramente poco, 7,50 euro. Abbiamo applicato la contour palette, 7,50 euro, e considerando che una contour palette con 4 quad è veramente poco. Il blush invece 5,83 euro, 2 gloss 2,74 euro l'uno, ed infine il rossetto opaco, il liquid lipstick opaco, invece 5,83 euro. Per il prezzo che hanno, certo, alcune cose secondo me da rivedere, tipo la colorazione più scura della palettina del quad, però per il prezzo che ha non ci possiamo lamentare. Forse in alcune zone si è stesa a macchie, però per quanto riguarda ad esempio l'oro sono super belli questi liquid glitter. E mi è piaciuto anche molto il fondotinta. Forse la colorazione alla fine sia un pochino ossidata e quindi può andare bene per il momento, però ovviamente se mi abbronzo di più no. Mi è piaciuto molto il primer mi è piaciuto veramente tanto, e neanche l'illuminante ha evidenziato i miei pori, quindi è perfetto secondo me. Il blush super pigmentato, quindi va applicato con cautela, però super promosso. Sistemare questa cavolo di ciglia perché è impresentabile, e vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!